Salve amici di Flash in Cucina, io ormai lo dico, sarò criticato, ma dico sempre una bellissima esperienza e anche oggi un'ulteriore bella esperienza. Sono in provincia di Varese, sono andato a trovare appositamente un insegnante che ha una grande passione, da me riconosciuta ma anche da lei, per la cucina. Ciao Giusy Vivanetto, Ciao, ciao, Splash in cucina. lieto di essere stato veramente tuo ospite a Il casa piacere è tua stato mio. e con la tua, famiglia. Ecco, mi racconti l'ultima settimana? Hai provato un po' di tensione in prospettiva di questo Direi. incontro? Come l'hai vissuta? Allora, sì, l'emozione c'è stata perché, insomma, per me è una prima esperienza essere ripresa dalle telecamere, però devo dire che sì, è stata una tensione forte, però ne è valsa la pena. E devo dirti che ti sono grato di aver accolto positivamente il mio invito, perché nonostante la tensione, però hai capito che effettivamente avrebbe regalato reciprocamente quelle 3-4 ore un po' particolari. E io Infatti. ti posso dare conferma. Ho qui in mano, non so se riuscirò a farlo vedere ai nostri amici, ecco, un diario. Io di Sì. questo diario voglio soltanto dire una cosa. È antico, lo si vede forse anche, quasi 25-30 Sì. anni. Che significato ha questo diario? Allora, questo diario racchiude tutta la mia esperienza nel campo culinario, in quanto mia nonna è stata una maestra per me nella cucina e grazie a lei ho iniziato ad apprezzare proprio le arti Le arti culinarie, culinarie, ovviamente legate molto anche a una cucina casalinga, perché ovviamente la nonna sì, sicuramente. casalinga. E da lì praticamente sì, è uscita fuori questo diario e ho iniziato a scrivere le mie prime ricette, le mie prime esperienze che ho iniziato a fare. E sì, 25 anni, insomma, quasi già Aspetta, chiuso volevo tutto. che tu raccontassi che questo non è un diario della tua nonna o No, della no, tua no, no. mamma, e tu praticamente mi stavi raccontando poco fa che guardavi come si realizzavano le Sì. ricette, Sì, chiedevi. guardavo, chiedevo, sì, e le scrivevo, le facevo mie. Sì, ho fatto le ricette mie. Diciamo, da questo voglio levarmi una curiosità. Io in effetti, dopo essere stato qui con te, dopo aver gustato, aver visto come hai preparato il pranzo oggi per aver Grazie. ospitato Flash in Cucina, me la sono fatta un'idea, ma vorrei sentire, ecco, la tua opinione. Diciamo, per questa passione che hai per la cucina, ecco, come la trasmetti? Nel senso, ti piace reinterpretare dei piatti canonici? Segui la prima volta una ricetta? Ecco, qual è la tua impostazione? Questo approccio alla cucina fatto per passione, Sì. ricorda che tu sei un insegnante e poi hai questa bella Allora passione. io Qual è il sì, tuo approccio però? allora, il mio approccio è quello che sì, prendo una ricetta, cerco in tutti i modi di farla al migliore dei modi, però poi la faccio un po' mia, la modifico un po' a secondo come, cioè, a secondo gli ingredienti che mi ritrovo, cioè mi piace a me non fare sempre le stesse cose, a me piace sempre un po' cambiare le ricette, fare qualcosa di nuovo. E questo cambiare, questa esigenza di fare qualcosa di nuovo, magari prendendo spunto da una ricetta classica, ecco, una volta magari è dovuto al fatto che magari degli ingredienti trovi a casa e magari inventi qualcosa, quanto invece è legato al gusto di quella ricetta che magari ti piace l'idea, ma poi vuoi dare la tua interpretazione a livello di gusto? C'è questa esigenza in Giusy? Sì, sicuramente sì. E quindi questa sperimentazione Mi continua. piace, sì, mi piace, quindi c'è cioè, il nuovo per me è sempre qualcosa di. Mi piace provare il gusto nuovo. Ma dimmi, se al posto di fare l'insegnante, giusto? E quindi la cucina essere soltanto un modo così a casa, sia esigenza che sia anche nel tuo caso per passione, una grande passione, noi ci conosciamo già da tempo Sì. e posso confermarlo, ecco. Ecco, se invece dovessi pensare a Giusy Vivonetto in una professione legata alla gastronomia, legata al cibo, ecco, come vedresti Giusy? Allora, a me piacerebbe tanto, io insegno in una scuola materna e vedo tanto come i bambini gratificano, perché sai, i bambini sono la bocca della verità, come gratificano la cuoca quando viene a portarci il pranzo. E quindi mi piacerebbe proprio cucinare per loro, perché c'è cioè, dall'ingenuità del bambino tu proprio, non so come dirti.
cioè il bambino è la bocca della verità, cioè, capito? Quindi meglio soddisfazione che ti dà un bambino, secondo me non puoi... Tu praticamente stai veramente con questa risposta dando veramente grande, grande significato a ciò che significa cibo. Sì. E ciò che sta dietro il cibo. Questo collegamento che mi stai facendo veramente è molto bello, e questo anche questo apprezzamento che poco fa raccontavi, che la tua scuola proprio la contentezza, il bambino proprio che come i complimenti che fa la cuoca, cioè una cosa meravigliosa. Quindi riconfermi questa grande passione, lo faresti per professione, però professione con una grande grande soddisfazione, e devo dire la verità e devo confermare per tutte le belle soddisfazioni che mi sta dando questa esperienza che feci in cucina a Stavento, un buon giro per l'Italia, veramente questo mondo legato al cibo dà grande grande soddisfazione, anche perché come dicevamo a pranzo, cibo è cultura. E adesso però mi corre l'obbligo, prima di ringraziarti ovviamente per questa bellissima esperienza e per la disponibilità tua e ovviamente tutta la tua famiglia, però mi corre l'obbligo, ho una curiosità. Sì. Ecco, sei tra le prime persone che hanno accettato questa proposta di Fresh in Cucina, che poi sostanzialmente è Sergio. Ecco, se dovessi parlare a un'altra persona, esso uomo, esso donna, eccetera, ecco, come vedi questa esperienza di oggi insieme a Fresh in Cucina a casa tua? Allora, è stata un'esperienza bellissima. Lo proporrei ad altre persone perché così come mi arricchisco io, si arricchisce anche la persona che mi vede, che mi segue. Sì, è un'esperienza da fare. E quindi spero che insieme, in queste ore passate assieme, con questo tuo anche coinvolgimento settimanale e con questa bella esperienza, spero che veramente riusciamo a trasmettere un significato e un messaggio a tutti quelli che ci stanno guardando. Allora Giusy, un grande, grande ringraziamento, grandi complimenti veramente per quello che sei riuscita a fare oggi, per l'ospitalità e beh, direi alla prossima. Alla prossima. Ciao e ciao, grazie. È stato un piacere, grazie, ciao. Grazie a te, ciao.